Allora, oggi è una giornata di studio per quello che riguarda il contratto nazionale degli enti locali. La UIL ha organizzato questa giornata, soprattutto per valutare nel merito gli studi contrattuali da applicare sul nuovo contratto per quanto riguarda, dal 1 gennaio 2019. Naturalmente la cosa importante di questo contratto e che noi non tralasciamo è il fabbisogno triennale del personale. Cioè, questo contratto consente alle organizzazioni sindacali, in una prospettiva di riorganizzazione dei settori e dei servizi, di valutare unitamente alla parte pubblica se occorre procedere a un piano assunzionale. Noi siamo del parere, lo stiamo dicendo da diversi anni, che il Comune di Salerno ha bisogno di personale. Quindi da oggi in poi la discussione verterà soprattutto sul piano occupazionale al Comune di Salerno. Noi stiamo dicendo da diversi mesi che mancano gli ingegneri, gli architetti, gli avvocati, i geometri, i ragionieri, cioè mancano una serie di figure professionali che nel tempo, nel giro di 2-3 anni, completamente saranno mancanti al Comune di Salerno. Quindi il nostro lavoro sarà sempre per l'occupazione e per risorse nuove al Comune di Salerno.